passi, dai, un minuto per andare avanti. È fuggito il vice sindaco. Presidente, buongiorno. Buongiorno, quando vuole, ma siamo, non siamo tantissimi, mi pare. Sì, siamo sette. Non siamo tantissimi. Siamo sette al momento. Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Siamo in otto. Io ne conto otto di consiglieri con me. No. Nella sala a fianco c'è la lista dei partecipanti. Io ho Mengoli. Ah beh, in sala del consiglio metropolitano c'è qualcuno. Nudi qua con me. C'è Nudi e quindi siamo in 9. Dottor De Biasi. 9 con Nudi. Bene, allora ho fatto l'appello. Lì non ci sei. Allora, Merola assente, giustificato. Evangelisti. Presente. Ferri. Presente. Nudi. Dategli il microfono, se no non può rispondere. Presente. Lelli. Presente. Lendi. Lendi non la vedo. Mengoli. Sì, presente. Monesi. Non lo vedo. Palumbo. Presente. Persiano. Presente. Ruscigno. Presente. Santi. Non la vedo. Santoni. Non c'è. Stefa. Non c'è. Tinti. Presente. Veronesi. Non lo vedo. Il numero legale c'è. Bene, allora dichiaro aperta e valida la seduta. Nomino scrutatori Ruscigno, Palumbo e Mengoli.
Comunico per ora le assenze giustificate che ho io di Santoni, dei consiglieri Santoni e del sindaco Merola. Poi bisognerà verificare le altre assenze nel momento in cui eventualmente arrivano in ritardo. Se non ci sono osservazioni al verbale della seduta consigliare precedente, quella del 10 giugno 2020, lo diamo per approvato. Non ci sono osservazioni, quindi a questo punto passerei la parola al consigliere Mengoli, che ha una dichiarazione di apertura, consigliere Mengoli del gruppo Rete Civica, ad oggetto RISAE, RISAIE e Piano Territoriale Metropolitano. Prego, consigliere Mengoli. Sì, posso? Grazie, Presidente. RISAIE e Piano Territoriale Metropolitano. Una bella fetta della nostra pianura un secolo fa era coltivata a riso. Grazie al gran lavoro di generazioni si erano bonificate le paludi e le risaie in molte zone occupavano gran parte del territorio. Il lavoro era molto duro. Io sono cresciuto sentendo raccontare dagli anziani le fatiche a cui erano costretti e che restavano indelebili nei loro ricordi, ma il finale di questi racconti era lieto: lavoro e quindi pane. Dalla seconda metà del secolo scorso le risaie hanno iniziato ad essere sostituite da altre coltivazioni e, nel peggiore dei casi, dalle urbanizzazioni. Ora di questo nostro importantissimo pezzo di storia rimane poco, veramente poco, e l'ultimo poco che ancora resiste nella zona nord della nostra provincia sta per essere cancellato per far posto al nuovo polo logistico di Altezza. Quando sul Carlino del 10 aprile il sindaco di Malalbergo annunciava questo progetto, ringraziando la città metropolitana per la collaborazione, ho fatto un accesso agli atti per poter verificare la zona interessata, ma in città metropolitana non c'erano planimetrie. Stessa cosa al comune di Malalbergo, dove però il sindaco Monia Giovannini, in un cordiale incontro, mi ha confermato la zona, quella occupata dalle ultime risaie di un territorio di cui un tempo non molto lontano ne erano le regine. Ricordo anche che in città metropolitana, il 15 maggio 2019, abbiamo dato il via al polo logistico di San Pietro in Casale, ubicato a circa un chilometro di distanza da quello progettato dal Altezza, ed ora si rischiano doppioni, tanto per parlare di salvaguardia del territorio. Ricordo inoltre che il 12 febbraio di questo anno in città metropolitana abbiamo approvato l'inizio del percorso del nuovo piano territoriale metropolitano che dovrebbe regolamentare ed armonizzare l'utilizzo del nostro territorio e che al punto 9 dei 10 punti strategici pontifica così: conservazione del patrimonio storico e paesaggistico da mettere in rete attraverso la costruzione della trama della mobilità dolce e delle infrastrutture verdi e blu. Detto questo, e da parte il consumo di suolo agricolo, due poli logistici adiacenti costruiti in contemporanea, se facciamo morire le ultime risaie di un mondo che ne era colmo, possiamo smettere di parlare di patrimonio storico e paesaggistico, visto che la storia la seppelliamo e il paesaggio lo facciamo di capannoni. Grazie. Consigliere Mengoli, passo ora la parola alla consigliera Evangelisti per un'altra dichiarazione di apertura del consigliere Evangelisti del gruppo Uniti per l'Alternativa, dalla dichiarazione di apertura dal titolo Situazione lavoratori comparto Bologna Fiere a seguito di emergenza Covid. Prego, consigliere Evangelisti. Tanto segnalo che è entrata la consigliera Zeta, meno sì, da come vedo. Anche la consigliera Lembi. E Monesi. E Monesi, esatto. Benvenuti. Confermo, grazie Presidente. Grazie Vice Sindaco.
L'oggetto del presente intervento di apertura è stato riportato anche in un'interpellanza che già da qualche giorno giace presso gli uffici della città metropolitana. Sono infatti 49 i lavoratori appartenenti ad una società del gruppo CAMS che, a seguito appunto della crisi dovuta all'emergenza Covid afferente appunto al comparto di Bologna Fiere, in questo momento sono sottoposti a gravi disagi lavorativi. In particolare questi lavoratori in questo momento appunto non lavorando, non espletando le loro funzioni, si parla di baristi, di cuochi, di addetti alla preparazione di vivande, non percepiscono una adeguata retribuzione o, se vogliamo, non percepiscono proprio retribuzione. Infatti dopo il 18 maggio, mentre quasi tutte le attività sono ripartite, il comparto fiere è rimasto bloccato, come a tutti noto. Questi dipendenti in particolare sono assunti con un contratto part time nella forma verticale e ad essi è stato appunto applicato, anche legittimamente perché così prevede appunto la legge, il FIS, il fondo di integrazione salariale. Purtroppo appunto l'applicazione di questo fondo comporta che non vi sia appunto nessuna copertura integrativa per chi è assunto con questa modalità e quindi la impossibilità di accedere agli ammortizzatori economici previsti per altre categorie di lavoratori in questo periodo di emergenza. Questi lavoratori si sono rivolti alle istituzioni, non fosse altro perché appunto nell'ente Bologna Fiere, appunto il Comune di Bologna, la città metropolitana e la Regione hanno appunto cospicue partecipazioni, senza ricevere al momento, diciamo, della denuncia fatta, per così dire, in forma pubblica, nessuna rassicurazione, ma soprattutto nessun tipo di riscontro. Personalmente ho appreso della situazione da un video denuncia effettuato dall'onorevole Bignami, che ha intervistato questi lavoratori e che hanno appunto reso nota questa situazione, ovviamente non incolpando il loro datore di lavoro, ma riportando questa anomalia, se vogliamo, legislativa che afferisce il loro contratto e la loro categoria. E quindi, per giungere al termine appunto di questo intervento, la richiesta che rivolgo al sindaco metropolitano, ma in questo caso è ancor più al vice sindaco metropolitano, appunto per la delega che gli è propria, cerca la possibilità appunto di istituire, come è stato fatto per risolvere altre situazioni, un tavolo al quale possano partecipare ovviamente i parlamentari eletti nella regione Emilia-Romagna, perché la questione è una questione locale, territoriale, regionale, ma è una questione che non può essere, che deve essere appunto risolta a livello nazionale, affinché appunto a questo tavolo tramite l'ausilio, l'attività appunto partecipe attiva della città metropolitana, in questo caso appunto del consigliere delegato, possano essere messe in atto appunto tutte le forme di aiuto, di ausilio, affinché quella che è, diciamo, una questione meramente, non voglio definirla burocratica, ma legislativa, che potrebbe essere risolta a livello nazionale anche con un provvedimento di carattere amministrativo temporaneo legato appunto alla crisi di questo settore in questo particolare momento, possa essere risolta quanto prima. Nel caso in cui questa mia richiesta venga appunto accolta dal gruppo di maggioranza e dal vice sindaco, chiedo appunto che immediatamente vengano coinvolte tutte le parti interessate, comprese anche le associazioni sindacali, e che venga insomma dato risalto alla volontà unanime, quindi trasversale, di risolvere un problema concreto ed attuale di lavoratori del nostro territorio. Problema peraltro, visto che il comparto fieristico è molto importante nella nostra regione, ma forse in forma minore, ma altrettanto appunto in altre regioni, può essere d'ausilio e di esempio questo intervento anche per risolvere il problema di altri lavoratori. Grazie. Grazie consigliere Evangelisti. Passiamo ora alle proposte deliberative di consiglio. L'oggetto numero 2
intitolazione della sala giunta al professor Luciano Vandelli. In assenza del sindaco metropolitano la presento io. È entrato Veronesi. Grazie segretario. Bene, stiamo parlando... Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Veronesi, benvenuto. Intanto di chi stiamo parlando? Molti di noi l'hanno conosciuto proprio in sede di città metropolitana e io non ho paura di definirlo uno, forse il padre fondatore anche di questa città metropolitana. E quindi il professor Luciano Vandelli è nato a Bologna il 3 luglio del 1946 e scomparso l'anno scorso in data 22 luglio, sempre qua nella sua città natale di Bologna. Professor Luciano Vandelli è stato professore ordinario di diritto amministrativo e degli enti locali presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna sino al 2016, nonché docente della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica, l'acronimo è SPISA. Il professor Vandelli ha sempre posto il suo sapere giuridico a disposizione delle istituzioni, ha ricoperto importanti ruoli all'interno degli enti pubblici, in particolare del Comune di Bologna e della Provincia di Bologna e infine anche della Regione Emilia-Romagna. È stato infatti assessore agli affari istituzionali del Comune di Bologna nel biennio 1993-95, vicepresidente della Provincia di Bologna negli anni 1995-1996 e assessore della Regione Emilia-Romagna nel mandato 2000-2005 con le deleghe all'innovazione amministrativa e istituzionale e alle autonomie locali. L'attività scientifica del professor Luciano Vandelli si è sempre saldamente intrecciata con l'attività della pubblica amministrazione e ciò ha permesso non soltanto di agevolare un cambiamento all'interno del sistema delle autonomie locali emiliano-romagnolo, ma anche a favore di tutto il Paese attraverso la sua attività di collaborazione alla concezione e alla stesura delle cosiddette leggi Bassanini. Nell'ambito dei temi cari di studio e di ricerca seguiti dal professor Luciano Vandelli, si può ricercare in modo ed evidenziare, valorizzandolo diciamo in modo estremamente condiviso e anche sentito, direi sentimentalmente proprio sentito, il grande lavoro che ha fatto in modo diffuso e approfondito proprio sull'istituzione delle città metropolitane, contribuendo alla stesura della legge 56-2014, la cosiddetta legge Del Rio, che le ha istituite formalmente dopo molti anni dalla loro previsione costituzionale, avvenuta con la modifica dell'articolo 114 della Costituzione ad opera della legge costituzionale numero 3 del 2001. Fatto questo, il professor Luciano Vandelli non ha smesso di operare all'interno di questo suo grande interesse e passione che erano le città metropolitane e il riordine istituzionale e ha collaborato con la città metropolitana di Bologna alla prima redazione dello statuto ed ha partecipato a numerosi convegni organizzati presso proprio l'ente, presso Palazzo Malvezzi da questo ente. Pertanto è per queste ragioni e con grande davvero commozione nel ricordarlo dentro a quelle riunioni che facemmo in tanti di noi che oggi sono qua e altri che oggi non siedono ma che hanno condiviso con lui il lavoro fatto proprio in quelle sale e in particolare in quella sala cosiddetta sala giunta che noi vorremmo in modo chiedendovi l'unanimità su questa votazione di intitolare a lui proprio la sala giunta di Palazzo Malvezzi e che quindi diventerà sala giunta Luciano Vandelli, in ragione del vero e effettivo di grande valore contributo che lui ha messo nella costituzione della città metropolitana di Bologna. E pertanto vi propongo di denominare appunto formalmente la sala giunta di Palazzo Malvezzi, sala giunta professor Luciano Vandelli. A questo punto apro la discussione, se ci sono degli interventi, sempre con la mano verde se vi prenotate, ho una prenotazione che è del dottor Veronesi. Prego, consigliere Veronesi.
Grazie Vice Sindaco, intervengo volentieri su questo punto e anch'io non nascondo una certa commozione e voglio ringraziare il Vice Sindaco Metropolitano perché ha tracciato un profilo del professor Vandelli, secondo me, insomma, oltre che veritiero ovviamente, ma anche attendibile, molto attendibile diciamo sintomatico della figura che Luciano ha rappresentato all'interno della comunità metropolitana bolognese. Ecco, io sento il bisogno di ricordarlo, sento il bisogno di ringraziare la città metropolitana per questa straordinaria idea di intitolazione della sala e sento anch'io il bisogno di richiamare i colleghi delle minoranze a, come dire, alla, così, allo stimolo a un voto unanime di intitolazione di quella sala, perché io ho la presunzione di dirvi che forse, quantomeno all'interno così del consesso che oggi ci occupa, sono uno tra quelli che Luciano Vandelli l'ha conosciuto meglio, sia perché il mio dottorato di ricerca l'ho fatto con lui, quindi per me Luciano Vandelli è stato a pieno titolo un maestro, sia perché ho continuato con lui a fare l'azione di ricerca, sia perché poi gran parte dei miei anni trascorsi nel post lauream sono stati appunto trascorsi alla Spisa. Non voglio dire che è stato per me come un padre, sarebbe eccessivo. Certo, una figura granitica di riferimento accademico, questo sento di poterlo dire. Quindi è chiaro che per quanto riguarda me personalmente, la sua mancanza, insomma, valga forse un po' di più. La riflessione che invito a fare a tutti è, diciamo, va in due direzioni, benché, lo ribadisco, il vice sindaco Tinti sia stato davvero molto preciso e puntuale e probabilmente nulla ci sarebbe da aggiungere. Ci sono però due aspetti, se vi fossero indecisioni, che sono sicuro non ci saranno. La prima, che è quella che sta più a cuore a me e che forse non è mai trapelato, raramente trapela, della figura del professor Vandelli, è, diciamo, l'uomo Luciano Vandelli, cioè gli aspetti di umanità legati al professor Vandelli, che era una persona di grande disponibilità, di grande pazienza e di grande amore, trasversale. Quindi il professor Vandelli non ha mai fatto, benché avesse evidentemente una collocazione politica, dei convincimenti politici, ma non ha mai fatto delle proprie posizioni politiche un elemento ostativo nel rapporto con gli altri. Per capirci meglio, il professor Vandelli parlava con tutti, non aveva problemi a confrontarsi con chiunque, e devo dire che questo è un insegnamento che è, credo di poter dire, insomma, ha trasmesso anche a me con una certa convinzione. Ma poi, se questo argomento non bastasse, voglio ricordare a tutti i colleghi che il respiro, diciamo, accademico del professor Vandelli ha ampiamente varcato i confini nazionali, perché nell'anno 2000 gli è stata conferita una laurea honoris causa in diritto nell'Università di Madrid, perché nel 2014 ha ricevuto un'altra laurea honoris causa dall'Università di Cordoba in Argentina, perché nel 2016 il governo spagnolo gli ha attribuito la Gran Croce di Onore, perché è stato membro e vicepresidente dal 2009 al 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, perché nel 2013 ha partecipato personalmente in qualità di componente effettivo ai lavori della Commissione per le Riforme Costituzionali, perché nello stesso anno il Presidente della Repubblica gli conferì il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica, e perché Luciano ha partecipato all'elaborazione di varie riforme istituzionali e amministrative ed è stato convocato in più occasioni, tante, lo posso testimoniare personalmente, in audizioni parlamentari anche dal governo francese. Ecco, quindi una persona che al di là, voglio dire, delle convinzioni politiche, degli aspetti politici, ha sempre, diciamo, dimostrato una grandissima caratura amministrativa, una grande caratura accademica. Io credo che oggi gli si debba tributare questo. Un professore con la P maiuscola, ammesso che esistano professori con la P minuscola. Un professore che ha, diciamo, trasmesso il proprio sapere a tutti, lo ha trasmesso a me come a tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui. E in questo ha fatto un'opera meritoria che gli è stata riconosciuta in vita, una vita più breve purtroppo di quella che ci si poteva ragionevolmente aspettare. E davvero, insomma, ve lo chiede, non, mi spingo a dirvi, lo chiede Giampiero Veronesi, non l'assessore delegato, il consigliere delegato, scusate. Riconoscete nella figura di Luciano Vandelli ciò che davvero merita, perché sono uomini come Luciano Vandelli attraversano, diciamo, la terra raramente. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di averla a Bologna. Bologna, come giustamente diceva il vice sindaco Tinti, se oggi è anche città metropolitana lo deve principalmente a lui. Ecco, cerchiamo oggi di dargli, insomma, il riconoscimento che merita. Grazie, scusatemi se mi sono un po' dilungato. Grazie Veronesi.
Non ho altri. Sì, prego, consigliera Seta. Qua. Sì, grazie Presidente. Consigliere Veronesi, che cosa dirle? Comincerò con un'analisi. Nel discorso che lei ha fatto nel convincere le minoranze c'è una cosa che mi, devo dire la verità, mi lascia profondamente perplessa. Quando lei dice il professor Vanderli parlava con tutti, cioè non faceva limitazioni di dialogo a seconda dell'ideologia politica. Questo dovrebbe essere un elemento che caratterizza in generale l'essere umano, perché se noi parliamo con chi la pensa come noi, secondo me ci perdiamo metà dell'esistenza umana e metà della capacità di essere soggetti partecipi di una società, per cui non ne farei di questo un merito. Ne faccio indiscutibilmente un merito del suo impegno accademico e di quello che lei diceva della sua caratura accademica, anche se, come ho detto scherzando in conferenza capigruppo, un elemento, una critica la devo fare, cioè nel senso queste città metropolitane nate in questo modo, che lei come consigliere delegato al bilancio in particolare come dire, vede direttamente e noi come consiglieri viviamo in modo più parzialmente riflesso in un certo senso, non mi sembra che sia stata come dire, la cosa migliore che poteva essere fatta, però l'impegno accademico e la caratura della persona sono sicuramente elementi che ci porteranno, che porteranno al mio gruppo un voto favorevole. Grazie consigliera Seta, ho la consigliera Palumbo, prego. Grazie per la parola, sì, molto brevemente. Io vorrei dire che mi sembra un giusto riconoscimento dedicare al professor Vanderli una sala di Palazzo Malvezzi, in particolare la sala giunta, perché quello che più mi ha colpito del professor Vanderli è stata la sua grande disponibilità e tolleranza verso tutte e tutti, come diceva anche il consigliere delegato Veronesi. Inoltre la sua sensibilità e la sua umiltà mi ha sempre colpito, nonostante fosse conosciuto e stimato a livello internazionale. Anch'io annuncio il mio voto favorevole. Grazie. Grazie consigliera Palumbo. Non ho altri. Prego consigliera Lembi. Sì, molte grazie Presidente. Volevo semplicemente, molto brevemente, manifestare il mio apprezzamento per questa scelta e sottolineare alcune questioni che a me hanno sempre colpito moltissimo della figura di Luciano Vanderli e della fortuna di averlo incontrato nella sua esperienza amministrativa e mia politica istituzionale molto tempo fa. Se c'è una cosa che a me pare di poter sottolineare tra le molte che sono state dette è che la forza della sua del suo esempio, dell'essere stato uno degli esponenti più importanti, significativi della scuola amministrativa bolognese e della politica e delle istituzioni di questa città, è che in tutto il suo agire io ho sempre avuto l'impressione che non ci fosse nulla di straordinario, cioè di fuori dall'ordinario delle cose che accadono in questa comunità. Luciano Vanderli, per come l'ho conosciuto, ha sempre avuto il dono di avere una grande naturalezza nell'essere un grande docente, nell'avere saputo interpretare le istituzioni locali in un modo sapiente e nell'essere stato capace di grande pazienza, di grande generosità e soprattutto di molta capacità di ascolto. Io penso che questa sia la qualità principale che gli va riconosciuta. Quando si è detto, e io condivido molto, il fatto che Luciano Vanderli fosse tra le persone più capaci a confrontarsi con molta naturalezza, con anche persone di opinioni politiche molto diverse dalle sue o di contesti diversi dai suoi, io penso che sia sempre riuscito ad entrare profondamente in sintonia con tutti perché aveva una spiccata capacità di ascolto, di entrare nelle ragioni dell'altro, di saperle interpretare e di trarre anche forza da queste ragioni, perché
tutto il suo lavoro, compreso il suo lavoro legato a proposte di legge, di cui alcune sono state richiamate qui, aveva questa forza, cioè di avere una sua partenza mai nascosta, ma di avere anche la capacità e la forza di riuscire a confrontarsi, a dialogare con ogni altra opinione. Io l'ho trovato una persona sempre di grande generosità, e anche l'espressione più elevata di una cosa che a mio parere è molto presente sul nostro territorio, e cioè di essere espressione di quella capacità di fare politica partecipata che unisce il sapere dell'università, la capacità di stare nelle istituzioni e di essere esponenti politici. Per politici non intendo essere di parte, certo ognuno ha la sua parte, ma essere capaci di rappresentare valori. E questo tengo a riconoscerlo alla figura di Luciano Vandelli, e per questo mi pare fuori dall'ordinario, invece una cosa preziosa e importante, intitolargli un luogo pubblico della vita amministrativa bolognese. Grazie consigliere Lembi. Ho il consigliere Mengoli. Prego consigliere Mengoli. Grazie della parola. Io non ho avuto la fortuna di conoscere il professor Vandelli e non ho nessuna difficoltà a votare a favore di una cosa che, in filo di quello che avete detto, sicuramente è stato un personaggio molto importante per la politica locale, ma anche nazionale, per la vita di tutti. Mi riallaccio un attimo a quello che diceva il consigliere Seta, però sul discorso che purtroppo la città metropolitana ha sì delle grosse potenzialità che al momento non si sono ancora viste, e al momento attuale molto più quello che abbiamo perso dal mio punto di vista con la perdita della vecchia provincia che né quello che abbiamo guadagnato con la nuova città metropolitana. Speriamo col tempo che le cose vadano nella direzione indicata anche dal professor Vandelli. Comunque ribadisco il concetto, sono sicuramente favorevole all'intitolazione della sala. Grazie. Grazie consigliere Mengoli. Non ho altri interventi prenotati. Chiedo ai consiglieri che hanno già parlato di abbassare le mani. Chiedo scusa, ma l'ho riuscito a far solo voi. Grazie. Se non ci sono altri interventi, chiedo se ci sono le dichiarazioni di voto dei capigruppo. Prego, consigliere Persiano. Grazie, vice sindaco. Ho poco altro da aggiungere, sono tantissimi del mio gruppo, quindi voteremo favorevolmente a queste intitolazioni. Grazie veramente a tutti del contributo anche che hanno dato, umano. È chiaro che penso che stiamo dedicando la sala al professor Vandelli e non all'assessore, all'uomo politico, perché diciamo dal punto di vista accademico della elaborazione è stato veramente un unicum che poi ha messo a disposizione quel sapere, quella conoscenza anche a livello amministrativo, ma quello è un di cui rispetto al profilo, diciamo così, accademico che è indiscutibile, che ha. Quindi grazie a tutti e il voto del gruppo PD sarà sicuramente favorevole. Grazie consigliere Persiano. Praticamente credo che gli altri abbiano già fatto le dichiarazioni di voto e pertanto, segretario, possiamo passare alla votazione. Prego. Evangelista. A favore. Harry deve accendere il microfono. Niente. Accende. Ecco. Sono qui. A favore. A favore, ok. Iudi. Favorevole. Lelli. Favorevole. Lembi. Favorevole. Mengoli. A favore. Monesi. Favorevole. Palumbo. Favorevole. Persiano.
Favorevole. Ruscigno. Favorevole. Santi. Favorevole. Seta. Favorevole. Tinti. Favorevole. Veronesi. Favorevole. Il voto è unanime. Bene, grazie a tutti e propongo un applauso virtuale al professor Vandelli. Al porto. Grazie davvero a nome dell'ente, credo di poterlo dire. E, bene, l'oggetto numero 3, siamo nell'area pianificazione territoriale, approvazione dell'atto integrativo all'accordo di programma per il recupero e la riqualificazione a uso ciclo pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna-Verona tra la direzione clima ed energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Emilia-Romagna, la città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena. Illustre il consigliere Monesi, prego. Grazie. Beh, diciamo che nell'oggetto c'è già molto, ma due parole le voglio spendere perché credo meriti l'oggetto, giusto per ricordare a che punto siamo. Parliamo di un tratto della ciclovia del Sole, che va da Verona a Firenze, ma che si caratterizza come essere un tratto della Eurovelo 7 che va da Malmö fino a Malta. Detto questo, quindi noi ci accontentiamo per ora di parlare di un tratto che va che si articola dal modenese al bolognese e che quindi sono quei 46 chilometri che stiamo realizzando per conto appunto di vari soggetti, tra cui il Ministero dell'Ambiente. Detto questo, in sostanza questa delibera di approvazione di un accordo aggiuntivo prevede sostanzialmente lo spostamento in avanti della data del termine dei lavori. Perché? Perché fra diciamo l'emergenza Covid ha tutto fatto slittare in avanti la conclusione di tali lavori. Noi avrete avuto modo di sapere che siamo ripartiti con i lavori della ciclovia del Sole tratto mirando la Calderara il 4 di maggio, quindi anziché concludere entro il 30 di giugno andremo un po' più avanti. Quindi dal punto di vista formale già a suo tempo, quindi la Regione aveva chiesto al Ministero di poter traslare la data. Il Ministero ha già autorizzato, quindi oggi siamo qui a sancire attraverso questo atto integrativo il fatto che la nuova scadenza sarà 31 marzo 2021. Tutto qua. Grazie consigliere Monesi. Bene, ora domande o interventi? Prego, sempre con prenotazione con mani alzate. Consigliera Palumbo, prego. Grazie Presidente. Sì, oggi si vota esclusivamente l'atto integrativo all'accordo di programma per il recupero e la riqualificazione di un tracciato ferroviario dismesso e, come ci ha spiegato il consigliere delegato Monesi, e come ho detto anche in commissione mi piacerebbe conoscere in maniera più approfondita il progetto, anche perché sono arrivata da poco in città metropolitana e infatti in accordo con le consiglieri e consiglieri e con le presidenti della prima e seconda commissione chiederò un'udienza conoscitiva con sopralluogo. Ecco, in generale concordo con questo tipo di operazioni perché ritengo che il recupero e la riqualificazione di tracciati ferroviari ormai dismessi diano spazio utile alle cittadine e cittadini. Penso anche che questi percorsi, se sapientemente sfruttati,
possono essere indicati come percorsi turistici. Infatti questa operazione mi ha fatto venire in mente la High Line di New York, una linea ferroviaria sottoelevata in disuso che è stata trasformata in un parco. E nelle guide è indicata come una delle passeggiate più belle di New York, con oltre 5 milioni di visitatori all'anno. Si tratta, a mio avviso, di un esempio di riqualificazione urbana che ha dato un nuovo volto al quartiere che attraversa e che è diventato uno dei più appetibili di Manhattan, frequentato anche poi dai newyorkesi. Io auspico che questa proposta possa diventare come l'High Line di New York, che dopo questo luogo tanti altri luoghi dismessi possano essere riqualificati e restituiti ai territori, evitando colate di cemento, ma riqualificando in maniera da rendere più verdi e più vivibili i centri abitati e le periferie. Grazie. Grazie consigliera Palumbo. Ci sono altri interventi? Allora, dichiarazioni di voto. Prego consigliera Seta. Io sono invece piuttosto perplessa su queste iniziative. Cioè, devo dire che la ciclovia del sole è una delle cose che mi lascia più perplessa in assoluto di tutte le cose che si potevano intraprendere da parte di una città metropolitana, nella misura in cui sicuramente è una bellissima opera di completamento in una nazione che non ha altre tipologie di problemi. Ma oggi che noi ci ritroviamo con una situazione peggio di quella che abbiamo lasciato qualche mese fa, con un'incertezza sociale ed economica spaventosa su tutto il paese, andare il coraggio di andare dalla gente a dire che lo Stato spende una fortuna con finanziamenti che arrivano dall'Europa e tutto quello che vogliamo per una pista ciclabile Malta Capo Nord, cioè secondo me sarà una barzelletta, se devo essere sincera, cioè proprio una di quelle cose che da consigliere comunale, da consigliere metropolitano mi fa proprio orrore, perché faccio una grandissima fatica a dire alla gente che il ministero finanzia un'opera di questo tipo. Che si passi ad uno slittamento dei termini non mi cambia la vita, perché di fatto la mia contrarietà è una contrarietà iniziale a questa opera, perché sicuramente le piste ciclabili sono, come dire, un elemento arricchente di un paesaggio, di una comunità, di un quartiere, ma lo sono nella misura in cui quel quartiere non ha altre tipologie di problemi. Abbiamo costruito piste ciclabili con il bando delle periferie in mezza città metropolitana di Bologna, e poi le piste ciclabili dove sono percorribili comodamente sono praticamente deserte, perché abbiamo tutti i ciclisti sulle sedi stradali, per cui di fatto abbiamo fatto tutta una serie di opere. Io vedo quelle di Casalecchio, dove abbiamo speso 800.000 euro di piste ciclabili per due pezzetti peraltro di piste ciclabili che nessuno praticamente percorre e che nessuno fa, e che non servono di fatto a collegare il niente col niente. Per cui sinceramente, per quanto mi riguarda, la mia contrarietà è non una contrarietà semplice, ma una contrarietà più che totale, proprio perché secondo me l'andare dalla gente oggi a dire che noi spendiamo, che lo Stato italiano spende i soldi per la Malta Capo Nord, cioè proprio c'è da seppellirsi, se devo essere sincera. Per cui la mia è una contrarietà totale. Grazie consigliera Seta, vi chiedo di abbassare la mano Palumbo. Seta, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non le ho, per cui prego segretario, procediamo. Ha alzato la mano il consigliere Nudi. Prego consigliere Nudi. Sì, molto brevemente, solo per fare una considerazione rispetto alla valenza, diciamo, che viene ad avere. Consigliere Nudi dovrebbe fare una dichiarazione di voto anche. Sì. A nome del gruppo, perché siamo alle dichiarazioni di voto. Ah, ho capito. Grazie. Sì, può intervenire a nome mio tranquillamente, consigliere. Grazie. Il mio voto favorevole, penso quello appunto del gruppo del PD, credo che sia motivato anche dal fatto che questa scelta appunto di riqualificare il tracciato ferroviario appunto dismesso dalla Bologna-Verona ha una valenza di forte rilievo anche per quello che riguarda un fenomeno molto significativo, che è quello appunto del cicloturismo. Vorrei ricordare da questo punto di vista che
il tracciato appunto che parte dalla Scandinavia, dal nord e raggiunge il lago di Garda, vede appunto un transito di circa 5 milioni di cicloturisti. Quindi si tratta di un'iniziativa che ha una valenza molto importante, molto significativa, perché il cicloturismo sarà indubbiamente uno dei prodotti che troveranno una maggiore rispondenza anche in questa innovazione, diciamo così, dell'offerta turistica. Teniamo anche conto che appunto questa scelta poi si colloca in un contesto che vede un impegno nostro per quello che riguarda la ciclovia del sole, di proseguire questo tracciato e di collegare quindi la nostra realtà metropolitana anche con la parte più centrale e meridionale del nostro paese. Quindi credo che da questo punto di vista si tratti davvero di un investimento che ha anche una forte valenza di carattere economico. Grazie consigliere Gnudi. Bene, allora procediamo con le votazioni. Prego, segretario. Evangelisti. Contrario. Ferri. Favorevole. Quindi. Favorevole. Lelli. Non c'è. Lembi. Favorevole. Mengoli. Favorevole. Monesi. Favorevole. Palumbo. Favorevole. Persiano. Favorevole. Favorevole. Lucigno. Favorevole. Anzi. Favorevole. Anzi, no, non c'è niente. Senna. Contrario. Inti. Favorevole. No, Veronesi. Chiedo di spegnere i microfoni tranne il segretario. È stato chiamato al voto. Veronesi. Favorevole. Recuperiamo anche il voto del consigliere Lelli che adesso è dentro. Sì, favorevole, scusate. 12 favorevoli, 2 contrari. Bene, quindi l'oggetto è approvato, passiamo all'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Evangelisti. Contrario. Ferri. Favorevole. Gnudi. Favorevole. Lelli. Favorevole. Lembi. Lembi. Favorevole. Mengoli. Favorevole. Monesi. Favorevole. Palumbo. Favorevole. Persiano. Favorevole. Lucigno. Favorevole. Santi. Favorevole. Seta. Contrario. Tinti. Favorevole. Veronesi. Favorevole. Come prima, 12 favorevoli, 2 contrari. Bene, anche l'immediata eseguibilità è approvata. Ora passiamo agli ordini del giorno, oggetto numero 4. Proposta di ordine del giorno della consigliera Simona Lembi del Partito Democratico, del gruppo Partito Democratico, ad oggetto invito volto ai comuni della città metropolitana al conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zacchi. L'ordine del giorno è stato discusso anche oggi nella commissione consigliare odierna e passo la parola alla consigliera Lembi. Prego, consigliera Lembi, per l'illustrazione. Sì, molte grazie signor Presidente. Patrick Zacchi è uno studente anche dell'Università di Bologna, essendo tuttora iscritto a un master di studi di genere ed è stato arrestato dalle autorità egiziane nella notte tra il 6 e il 7 di febbraio al suo arrivo all'aeroporto del Cairo.
sono state numerose le contestazioni che sono state, le questioni che sono state contestate a Patrick Zaki, l'essere colui che si oppone alla pace sociale, di avere seminato il caos, l'istigazione alla protesta, e l'essere tra coloro che chiedono il rovesciamento dello Stato, e anche l'essere colpevole di gestire un account sui social media con l'intento di seminare odio. Contro queste, contro queste questioni e contro la questione legata al suo arresto, a quello che molti hanno definito essere una detenzione e una cattura ingiusta, si sono levate le voci di privati, singoli e Consigliere Lembi, un attimo. Chiedo di spegnere tutti i microfoni, tranne ovviamente... Sto provando a seguirle pur nella difficoltà della mia connessione. No, non è un problema suo, lei la sentiamo bene, che ci sono microfoni aperti e rumori di fondo che disturbano. Prego, consigliere Lembi. Nell'ordine del giorno ho messo in evidenza la voce di alcuni soggetti, tra cui le organizzazioni non governative, sono autorità indipendenti sia del nostro paese che di quelle egiziane, che hanno teso a denunciare che, come Patrick Zaki, sia stato picchiato. Amnesty International in particolare ha messo in evidenza i rischi di una detenzione prolungata e forse anche legati alla tortura, legati a Patrick Zaki. E poi ho provato a mettere in fila e a raccontare la grande attività di sensibilizzazione, di protesta che si è levata soprattutto sul territorio bolognese. Faccio riferimento al flash mob che si è tenuto il 9 di febbraio a Bologna, ad un enorme cartellone su Palazzo dei Notai rimasto diversi giorni con la foto di Patrick Zaki, l'invito a liberarlo subito, ad ulteriori manifestazioni di affetto, vicinanza, testimonianza che si sono levate dai social media, e non da ultimo anche una ulteriore manifestazione che si è proposta in Piazza Maggiore appena una settimana fa. E non ho omesso, anzi tengo a sottolineare quanto importante sia stata anche la voce unita del sindaco di Bologna e della città metropolitana con quella del rettore dell'università e anche del presidente di Amnesty International, che hanno chiesto unanimemente all'ambasciatore al Cairo di manifestare la propria opinione, il proprio dissenso circa la detenzione, l'ingiusta detenzione di Patrick e il suo volerlo rapidamente libero. E per tutte queste ragioni, cioè per il fatto che si tratta di una storia molto particolare e che diciamo così mette anche a dura prova la nostra idea di libertà di pensiero, di libertà di studio e di libertà di manifestare pubblicamente la propria opinione, ho scelto, d'intesa col sindaco, di presentare un ordine del giorno all'interno della città metropolitana, perché sono convinta che ognuno di noi possa in ogni occasione fare la propria parte, e in questo caso ho fatto prevalere le ragioni dell'essere noi tutti rappresentanti istituzionali. L'ordine del giorno prevede numerosi inviti, soprattutto per come fanno le istituzioni in rapporto con le altre istituzioni nazionali ed internazionali. Inviti al Parlamento e al Governo a fare la propria parte e a manifestare la propria opinione per favorire la liberazione di Patrick Zaki, l'invito rivolto alle istituzioni europee e poi un invito rivolto anche a tutte le amministrazioni locali, fino ad arrivare nel modo più rispettoso che io conosco ovviamente sono disponibile ad ogni miglioria dell'ordine del giorno, che invita i comuni del territorio a valutare di assegnare la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. E lo faccio perché metto in evidenza come ragioni profonde del nostro agire quotidiano e che caratterizzano questo territorio, le ho richiamate prima, la libertà di opinione, la libertà
di manifestazione del proprio pensiero, la libertà di studio e la libertà di partecipazione pubblica siano questioni molto legate al nostro territorio e anche estremamente legate alla vicenda di Patrick Zaki e le ragioni per cui lui in questo momento è incarcerato. Voglio aggiungere a questo che nessuno di noi è così ingenuo, io non lo sono affatto, assicuro i colleghi e le colleghe, nel pensare che un ordine del giorno, ancorché proveniente dal territorio in cui Patrick Zaki è studente universitario, possa davvero arrivare fino a chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki, ma sono convinta che ogni singola azione, e in particolare le azioni istituzionali tese a gettare nuova luce su questo caso e quindi a non lasciarlo scivolare nell'oblio, possano garantire l'incolumità di Patrick Zaki. E questa è la ragione per cui invito i colleghi a prestare attenzione, certo, a questo ordine del giorno. Io auspico ognuno a fare la propria parte perché possa vedere un voto unanime all'interno del Consiglio metropolitano. Ho terminato, signor Presidente. Grazie, consigliere Lembi. Bene. Allora a questo punto, essendo un ordine del giorno, c'è la discussione. Apro la discussione, prego. Ho la prenotazione della consigliera Palumbo. Prego, consigliera Palumbo. Eccomi. Grazie, Presidente. Sì, la storia di Patrick Zaki ci coinvolge da alcuni mesi, dal 7 febbraio, che è detenuto ingiustamente. E ha dovuto interrompere la sua vita, i suoi studi che aveva intrapreso a Bologna, e Bologna si è mobilitata per chiedere la sua liberazione, come ha ricordato la consigliera Lembi, che ringrazio per aver presentato questo ordine del giorno che rientra tra quegli atti simbolici ma utili a mostrare un'attenzione internazionale sull'accaduto. Ed è per questo motivo che in comune di Bologna, dove sono consigliera, ho chiesto un'udienza conoscitiva, così come il gruppo di coalizione civica, per avere aggiornamenti in merito alla situazione di Patrick Zaki e per discutere anche delle iniziative che molte realtà associative, anche studentesche, hanno promosso e promuoveranno per chiedere la sua immediata scarcerazione e il suo rientro in Italia per la prosecuzione dei suoi studi presso l'Università di Bologna e infine proprio per vagliare la richiesta di concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, come auspica anche questo ordine del giorno. Allora, e per i motivi esposti accolgo favorevolmente questo ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliera Palumbo. Non vedo altre mani alzate. Dichiarazioni di voto, prego. Ho la mano alzata della consigliera Seta. Prego, consigliera Seta. In realtà era un errore. Chiedo scusa. Bene, allora procediamo con le dichiarazioni di voto, se ci sono. Non vedo dichiarazioni di voto, pertanto andiamo con la votazione. Prego, consigliere Persiano, dichiarazioni di voto. Velocissimo, chiedo scusa, non riuscivo a cliccare. Solo per dire chiaramente il voto del PD sarà favorevole, ho firmato molto convintamente questo DG e volevo sottolineare che era stato confermato anche dal sindaco Virginio Merola, perché crediamo che sia importante. Oggi il sindaco avrebbe avuto esserci, non c'è riuscito, ma ci ha tenuto il capo di gabinetto in commissione a farci sapere che c'è anche la sua firma su questo ODG. Grazie consigliere Persiano. Bene, a questo punto allora consigliera Seta, credo che questa volta non sia un errore. Prego. No, è un po' complicata la connessione. Innanzitutto volevo comunicare che la consigliera Evangelisti non riesce più a riconnettersi, per cui sarà assente da questo momento in poi. E sì, devo dire, avevo espresso alcune perplessità oggi nella commissione precedente ed effettivamente ho delle perplessità nella misura in cui, tra l'altro, nel disposto c'è anche una parte dove dice che
Zacchi è l'esempio praticamente di libertà, adesso vado a memoria, però se volete ve lo leggo. Allora, non riesco a ritrovarlo, però comunque che è l'esempio, insomma, di libertà, di espressione di parere, tipici di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano. Cioè, secondo me in quel caso gli sarebbe stato ottimale scrivere di un paese democratico, perché non è che siano tipici di questo territorio rispetto ad altri territori, ad altre parti d'Italia, per cui di conseguenza, devo dire la verità, anche questa frase mi lascia un po' perplessa proprio dal punto di vista espositivo. Per quanto mi riguarda, devo dire, faccio un po' fatica ad esprimere un parere favorevole su questo ordine del giorno, per cui il mio voto sarà un voto di astensione. Grazie consigliera Seta, non vedo altre mani alzate, pertanto segretario andiamo alla votazione, prego. Allora, Evangelisti ha lasciato la seduta, si è disconnessa. Ferri. Favorevole. Gnudi. Favorevole. Lelli. Favorevole. Lembi. Favorevole. Favorevole. Monesi. Favorevole. Palumbo. Favorevole. Persiano. Favorevole. Ruscigno. Favorevole. Santi. Favorevole. Seta. Astenuta. Tinti. Favorevole. Veronesi. Favorevole. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli e un astenuto. Bene, quindi l'ordine del giorno è approvato. Passiamo ora allo stato delle interpellanze e ho un'interpellanza a risposta scritta del consigliere Mengoli ad oggetto inefficacia dei piani di controllo delle specie faunistiche. La risposta è stata inviata al consigliere dopo la convocazione del consiglio, quindi la iscriviamo nella prossima seduta per la discussione. L'interpellanza, poi ho l'oggetto 6, che è un'interpellanza a risposta scritta del consigliere Evangelisti, Uniti per l'Alternativa, presenza cinghiali, località Cicogna e Parco di San Lazzaro. Non c'è la consigliere Evangelisti, quindi anche questa la rimandiamo. L'oggetto 7, ancora un'interpellanza a risposta scritta della consigliere Evangelisti, contributi economici per operatori commerciali imprenditori, strada statale 64, tratto Emilia Romagna. Non c'è le consigliere Evangelisti, per cui lo rimandiamo. Interpellata risposta scritta del consigliere Mengoli ad oggetto passante di mezzo e dopo le collegate, la risposta è stata inviata anche questa al consigliere Consiglio, quindi la iscriviamo nella prossima seduta. Interpellata risposta scritta della consigliere Evangelisti, Uniti per l'Alternativa, ad oggetto aggiornamento situazione DEM, la risposta è stata inviata oggi dal sottoscritto alla consigliera Evangelisti, però non c'è la consigliera Evangelisti, quindi la iscriviamo alla prossima seduta. Poi ho un'interpellanza risposta scritta della consigliera Evangelisti, anche questa, ad oggetto ospedale di Vergato dopo l'emergenza Covid, è stata depositata, quindi non è ancora scaduto e quindi non è ancora stata inviata, e un'altra sempre risposta, un'interpellanza risposta scritta sempre della consigliera Evangelisti. I lavoratori del settore fiere chiedono aiuto e anche questa credo che sia arrivata in questi giorni e quindi daremo risposta. Non ho altro, pertanto chiudo la seduta, vi ringrazio, vi auguro una buona serata e arrivederci a tutti. Benissimo, ciao ciao, ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Ciao a tutti, buona serata.